Allora, stamattina volevo farvi l'analisi di un film che ho visto, è una serie, realmente è una serie, l'ho vista su Netflix giorni fa, l'ho finita ieri o 2 giorni fa. È una serie interessantissima, nonostante parli di una parte della trama è un po' finta, parla dello spazio, però io la vedrei. La vedrei perché è pienissima di messaggi occulti e non solo. Nella ricerca che sto svolgendo da quella che sto facendo negli ultimi mesi, trova riscontro nelle parole dette in questo film mille volte. La ricerca, e ci sono delle cose che sono incredibili, combaciano, soprattutto con quello che abbiamo scoperto su Osiride. Soprattutto riprendendo un discorso del primo capitolo nella serie Gli Anelli del Potere, del Signore degli Anelli. Soprattutto se pensiamo ad una tecnologia possibile e attuale, se non che occulta. Il film poi è veramente fantasioso, nel senso che è distopico ed è una trama ultra originale. A me è piaciuto tantissimo. Sicuramente ci deve essere anche un seguito, quindi chi lo vuole vedere, io lo invito a farlo perché è veramente bello. E adesso inizio con gli spoiler, cioè parlerò della serie. Quindi lo faccio nella sezione dedicata in Patreon, in cui commentiamo ogni mese pubblico e commento dei film che hanno dietro la scena, dietro le tendine, c'hanno un messaggio occulto, che poi una volta notato è evidente come l'abbiano messo lì. E visto che facciamo uno studio anche su queste persuasioni occulte, messaggi subliminali, ho un settore, un reparto, un angolo del cinefilo, cinofilo, cospiranoico, lo pubblico lì dai miei ragazzi in Patreon. Che tra l'altro, una volta spiegato questo, quello che c'è in comune tra la ricerca che stiamo facendo e questo film, rimarranno stupiti perché è assurdo quanto sia. Hanno visualizzato praticamente un concetto a cui eravamo arrivati nella ricerca. Quindi mi ha spiazzato. Il film è Il problema dei tre corpi. È un film. Tratto da un romanzo di fantascienza scritto nel 2006 dall'autrice cinese Liu Cixin, o autore, non so se un uomo o una donna, il primo romanzo della trilogia Memoria del passato della Terra. Il secondo e il terzo romanzo della trilogia si intitolano rispettivamente La materia del cosmo e Nella quarta dimensione. Adesso lascia stare che il cosmo è una stronzata. Questo film ti spiazza. Il problema dei tre corpi. Lascia stare anche che lì ti parlano del problema dei tre corpi in astrodinamica. Ma tutto quello che non ha a che vedere con il problema dei tre corpi, che però costituisce la serie, è occultismo puro. Ti vogliono convincere con la serie che ci sono i pianeti e lo spazio. Però io ho notato un'altra cosa, che non c'entra con la trama principale.
L'accendiamo? Io l'ho accesa. Ci vediamo su Patreon, io lo commenterò lì anche per non dar fastidio con gli spoiler. I miei ragazzi su Patreon sono già preparati, spoilerò tutto. Un abbraccio a tutti. Ci vediamo lì. O ci vediamo sul prossimo capitolo su YouTube. Buona giornata.